Va bene, Bene. Francesco, Ferro Marte, Vai, l'ultima vai. seconda parte. Voi sapete che nella prima parte vi ho parlato della visione di Ares e vi ho parlato della visione di Ares partendo appunto dal discorso di Hillman nel suo terribile amore per la guerra, dove appunto partendo dal presupposto che a Marte vengono attribuiti molti epiteti, molti nomi. E lui lo fa diventare l'archetipo della guerra, della distruzione, del saccheggio e della morte. Ciò che io già vi ho letto l'altra volta, la prima parte di tutto il lavoro, ricordandovi che il distruttore che nasce da Era è Efesto, ed Efesto è un distruttore di ogni presente, però nel distruggere ogni presente pone le condizioni affinché il futuro germini, ed è una soluzione che Era si è presa. Marte invece è l'essenza stessa della vita, cioè praticamente la vita degli esseri di natura vive per contraddizione, per nascita e per giovinezza, cioè per maturità sessuale. E sono i tre elementi che Zeus, attraverso Era, impongono agli esseri della natura. Per cui sono i tre figli legittimi di Zeus ed Era. Tutti gli altri, Atena, tutti gli altri, sono altre forme con cui Zeus va a costruire la vita. E passiamo alla seconda Però, parte. sai, Claudio, sul Dimmi. discorso di Efesto, io vorrei sempre farti sollevare una cosa appunto particolare. Per quanto possa essere distruttivo, ma in realtà Efesto è un dio della tecnologia, in quanto estrae dalle viscere della terra, trasforma il metallo e produce una tecnica, produce uno strumento. Uno strumento può essere distruttivo, ma qua implica che dà la possibilità a trasformare degli oggetti. E tra l'altro ha un comportamento che può essere anche ricopiato. D'altronde, un fabbro che forgia tutti quanti gli elementi, che forgia gli strumenti, è un fabbro che è ricurvo su se stesso, attento e intento a quello che fa. Ma questa sua, diciamo, disattenzione verso l'esterno permette a chi lo osserva di copiare il suo comportamento, di copiare il suo modello. Costruisce degli strumenti perfetti, costruisce degli strumenti di guerra, fa tecnologia, in che fa trasformazione, perciò Efesto non è distruttivo. Allora, si tratta di stabilire l'ottica da quale guardiamo e afferriamo le cose. Efesto costruisce molto, no? Cioè è un forgiatore, però forgia quasi sempre armi ed è un simbolo questo, no? Della sua attività. Ma al di là di questo, Efesto è effettivamente il distruttore, perché quando arriva nella terra. Lui prende i minerali dalla terra e dalla terra li fonde, cioè lui è il vulcano, ce cioè lo vedi forse meglio nei termini del vulcano romano, è qualcosa che rompe, qualcosa che esplode. In realtà Efesto non è che sia distruttivo per la distruzione, diciamo che Efesto è più o meno la qualità che emerge dalla quantità, cioè è colui che fa variare il presente quando il presente non ne può più, è il terremoto, è il vulcano, è lo tsunami. Io mi ricordo sempre una cosa, che facevamo anche il volantino da quanto bella era la scena. Ci fu verso gli anni 80, 86 o 90, ci fu un'eruzione dell'Etna che fu incredibile. Ci fu un contadino che la sua casa stava per essere distrutta e disse, preparò un tavolo con la tovaglia, il vino, il pane e disse anche lui deve mangiare. Stranamente, in quel punto l'Etna si fermò davanti a quel tavolo. Cioè, diciamo, comportamento di quel contadino che poteva sembrare folcloristico, divertente, in realtà era la manifestazione di una conoscenza profonda del rapporto con le cose. Cioè, il vulcano stesso, considerato, il contadino disse che faceva quello, che preparava il tavolo, cioè, il contadino rischiava la distruzione della sua casa, cioè della casa, la distruzione del terreno su cui coltivava, però disse anche lui deve mangiare e preparò questa cosa. E ci fu proprio quella scena bellissima della colata di lava davanti, che si fermò proprio davanti a quel tavolo, che se avessimo parlato di miracolo, quello è certamente un miracolo documentato, ma non era per esorcizzare, era No, dire. no, ho capito cos'era. Era un ringraziamento al vulcano. Comunque, ma quando io uso il termine distruttivo, non lo sto usando in termini monoteisti, lo sto usando in termini nella valenza pagana politeista. Cioè, quando Efesto non distrugge per il gusto di distruggere o tutto ciò che trova. Efesto è un riequilibratore quando gli equilibri all'interno della natura non funzionano, cioè Era ha partorito questo Efesto per
per salvaguardare se stessa e il proprio futuro, cioè per impedire a una parte di se stessa di distruggere l'intera natura. Per cui questo distruttore in realtà è un equilibratore continuo di situazioni ed è talmente forte le sue esplosioni davanti alle quali non si può combattere. Con Efesto si ritira e si aspetta che passi e dopo si ricostruisce tutto ciò che è ricostruibile. Però Efesto non guarda in faccia a nessuno, cioè nel senso che se ti pecca la peste bubonica, non è che la peste bubonica dice allora tu sei buono, prendi la peste bubonica, tu sei cattivo, non prendi la peste bubonica. Cioè, no, Ivana, c'è il discorso che se sei nella teoria che dice che certe malattie derivano anche da una condizione psicologica delle persone, di conseguenza se lui distrugge quelle che sono contaminate. Cioè, per darti un'idea di questa che può sembrare una teoria, e se io prendo le scienze di questo mese, che è una rivista scientifica, hanno fatto uno studio sulle zanzare della malaria e hanno determinato che ci sono delle zanzare che sono portatrici, che sono sane, e che sono zanzare che invece portano la malaria. E hanno notato che le zanzare che portano la malaria vanno più su certe persone che non su altre persone. No, hanno notato che le persone contaminate dal virus della malaria sono quelle che vengono maggiormente punte dalle zanzare che non sono contaminate. Le scienze dice fa, è un meccanismo strano che non riusciamo a comprendere come mai il virus della malaria che è presente nelle persone riesca a modificare ed attrarre le zanzare sane. Questo è il contrario. No. È uno studio che hanno fatto, tra l'altro uno studio che hanno fatto utilizzando persone in Kenya con gente malata, cioè hanno preso delle zanzare, e questo è scritto su questo, cioè significa che il virus che è presente in un corpo umano riesce a richiamare di sé più zanzare sane per poterle contaminare. Perciò la distruzione di persone che richiamano più la pilli di un vulcano che non un'altra persona, no, esatto, certo, essere d'accordo su questo, non è, certe distruzioni di Efesto sono perché le persone si distruggono. Cioè, tu fai l'esempio della peste bubonica, ma la peste bubonica si sa benissimo che, come certe malattie che sono devastanti, certe epidemie sono legate a delle costrizioni di coscienza. Cioè, sono stati fatti nell'Ottocento degli studi in cui dicevano che certe malattie venere si sviluppavano più facilmente quando non c'erano periodi puritani, quindi c'erano periodi appunto moralistici in cui proprio il sesso veniva occultato e le malattie venere si diffondevano maggiormente. Comunque anche gli studi recenti hanno confermato questo, cioè non è che non li abbiano confermato. Sì, vabbè. Le persone che fanno l'amore hanno meno probabilità di prendere il raffreddore. Ma allora la scienza ci dice che appunto che le persone che sono contaminate dalla malaria vengono appunto più facilmente dalle zanzare che non sono contaminate dalla malaria. Questo non cambia i termini del significa discorso. Che di conseguenza che la distruzione è già presente, è già in atto, è già in funzione, ed Efesto la va a completare o va a impedire che quella distruzione diventi più dannosa. È una modificazione dell'equilibrio. Se non cambi i termini del discorso, Francesco. Sì, ma se l'azione di Efesto non è un'azione che non sia selettiva. Cioè, è selettiva. È selettiva. No. È l'attrazione della distruzione, è il negativo che chiama negativo. Per impedire che questo negativo diventi ancora maggiormente, Efesto distrugge quella situazione. Non cambia i termini di quello che sto dicendo. Mm-hmm. Cioè, se tu mi dici che arriva la peste bubonica e XY persone per una serie di condizioni non prendono la peste bubonica, mm-hmm, nessuno contesta il fatto. Però sta di fatto che dove è passata la peste bubonica nulla è più come prima. Mm-hmm. Cioè, quelle persone che sono riuscite a sopravvivere chiaramente hanno la possibilità di costruire il futuro, però molte delle condizioni che hanno portato alla nascita della peste bubonica, cioè a quelle condizioni distruttive di vita, vengono spazzate via. Mm-hmm. Cioè, quando è arrivata nel 1300 la peste bubonica, ha preso una certa percentuale di persone, tant'è che le strutture sociali, le strutture di controllo, diciamo così, del potere centrale vennero a diminuire. Cosa successe? Successe che la gente che sapeva che poteva morire come mosche cominciò a godersi la vita, e godersi la vita prendendo la roba laddove la roba c'era, la gente moriva e tanto la roba non sapeva più che farsene, per cui vennero abbattuti tutta una serie di strutture psichiche di blocco delle persone, e si cominciò a dar via quel processo che dopo è diventato il processo del rinascimento, e poi è cominciato via via, insomma, aggiungiamo qualcos'altro.
Però, visto, eravamo in un periodo di massimo cristianesimo, di cristianesimo integralista, in cui c'era sempre il pericolo della fine del mondo, del giudizio universale, si manifesta qualcosa che i cristiani potevano interpretare come giudizio universale, e alla fine ci sono ancora delle persone. Il cristianesimo comincia a decadere, lì comincia una sua fine. Finisce, diciamo, di fatti i cristiani reputano il Medioevo il periodo migliore, però appunto questa peste fa assaggiare quello che loro desideravano, porta delle grandi distruzioni, ma alla fine non c'è il giudizio universale, non c'è il crollo del mondo, non c'è l'apocalisse, ed è la dimostrazione che anche loro si sono sbagliati, che hanno creato un'apocalisse, e questa apocalisse esiste solo nella loro follia, che non esiste nessun Dio che possa distruggere il mondo. È arrivato qualcosa di tremendo, di sconvolgente, che li ha sicuramente assecondati, infatti soddisfatti, ma li ha anche terrorizzati. Tramite il terrore molti cristiani hanno compreso che forse era meglio vivere... terrore e hanno sì, ma capito, di fronte al terrore, al vero terrore che loro incutevano, hanno dovuto vivere il terrore della paura. Il concetto è chiaro, sia chiaro questo. Cioè, questo è importante. E dopodiché, se volete, andiamo a sottolineare. Comunque, ricordate, Efesto è figlio di Era. Ed Era partorisce Efesto perché è incazzata con Zeus, che ha partorito Atena. Atena è l'arte dell'agguato, è l'intelligenza, è la programmazione, è l'arte del costruire. E questo puzza molto a Era, che si incavola perché dice: perché adesso gli esseri della natura possono diventare più facilmente degli dèi. E allora, per garantirsi qualcosa, partorisce Efesto. Va bene. Beh, sai, secondo appunto la mitologia, Efesto era zoppo. È zoppo, un distruttore. Era incazzato nero quando l'ha visto Zeus. Sì, ma sai, ci l'ha preso, l'ha buttato giù dall'Olimpo. Sì, però vedi, c'è un discorso. Giustamente in altri testi Ilma ha parlato della ferita, che è una ferita sacra. Perciò non la vedrei come un qualcosa di disprezzo, ma forse come un rafforzamento. Non lo vedo come disprezzo. Cioè, nel senso, no, non è la rabbia in cui lancia, cioè, perché in un testo, un bel testo, mi sembra che sia Le storie che curano, il non parla della ferita che apre la via al sacro, cioè il fatto che ti manca un qualcosa, che questa tua capacità viene integrata da qualcos'altro, da una sensibilità diversa. Per dare un esempio, Omero, il più grande cantore, si dice che fosse cieco, cioè la sua cecità verso la vita, in realtà non poteva vedere le cose, però è stato un grande descrittore delle cose, ha creato un'opera gigantesca in cui descriveva delle cose incredibili, cose che lui non poteva vedere, però col suo animo percepiva. Sarebbe quasi un dono della profezia. Lo stesso Dino sacrifica un occhio per il dono della profezia, lo stesso Dino impicca se stesso per avere il dono della profezia, cioè rientrerebbe più quasi a livello di un'ulteriore acquisizione, questo suo zoppicare. Ah, sai, dipende sempre dopo da come lo inserisci all'interno, all'interno dell'insieme, che Efesto di per se stesso è qualcosa, all'interno dell'insieme è un'altra cosa, è sempre la stessa cosa, soltanto che agisce in funzione dell'insieme. Per cui vedi tu cosa vuoi fare. No, va bene, andiamo avanti allora. Allora, io riprendo il discorso di Ares da dove l'ho lasciato per l'ultima volta. No, mi sentivo di dover difendere Festo di conseguenza. Ora che l'ho difeso più io di te, se è per questo. Comunque va bene così. Allora, abbiamo detto che Ares tende sempre verso armonia. Si dovrebbe riflettere più attentamente su questo essere, perché egli è la vita stessa, la vita fra gli esseri della natura. Per questo motivo affermo che Ilma non ha colto lo spirito di Ares, come non lo ha colto Walter Otto. Proviamo a leggerci gli epiteti di cui Ares viene chiamato. E però per epiteti prendo quelli che usava Roma. Dopo la fine del testo vi dico perché uso quelli di Roma. Marte era detto Caecus, Furibundus, Ferus, Ferox, Nimius, Insanus, Sangueus, Scelleratus, Rapidus, Subitus, eccetera, eccetera. Adesso li vediamo uno a uno. E cominciamo a chiederci, chi attribuisce a Marte quegli epiteti? Nel Carmen Arvale, che ci è pervenuto, si dice: «Sii sazio, feroce Mars, balza sulla soglia, fermati là». Il protagonista non è lo spettatore, ma Marte. Balzare sulla soglia e fermarsi là ha il significato di balzare nella contraddizione, nella sfida, e fermarsi nella sfida stessa, circoscrivere l'azione all'interno della sfida, che può essere combattere i parassiti del grano, o combattere i nemici in una guerra, o fare una battaglia economica o politica, eccetera, eccetera. L'accento lo dobbiamo mettere sul fermati là,
Per riuscire a visualizzare Marte, dobbiamo pensare noi stessi nell'arena, noi contro un nugolo di nemici in una lotta a morte. Se vogliamo uscire vivi dall'arena, sempre che ci riusciamo, comunque dovremmo essere sempre. E qui cominciamo a elencare questi attributi a Marte. Caecus, cieco. Un soggetto che vive una contraddizione anela l'uscita dalla contraddizione con tanta più urgenza quanto maggiore il pericolo che la contraddizione lo costringe a vivere. Ci sono due momenti diversi da considerare. Chi progetta e mette in atto la contraddizione sceglie i mezzi con cui risolverla, farsi Atena, e chi, trovandosi all'interno della contraddizione, agisce per risolverla, farsi Marte. Mentre Atena è condotta dal nous del progettare, Marte è condotto dalla necessità espressa dei bisogni del soggetto. Per questo motivo Marte si dice cieco. Furibundus, agitato dalle furie, infuriato. Ed è un modo d'agire di chi è con le spalle al muro all'interno di una contraddizione. Provate a mettere un essere elefante o un essere leone con le spalle al muro. Il giudice che condanna a morte qualcuno non comprende come quel qualcuno in catene può diventare furibondo. Si tratta di una tipica manifestazione della violenza fisica, che il paganesimo individua nella seconda parte della definizione della violenza fisica. Ma la violenza fisica è la manifestazione degli incapaci ed è l'ultima risorsa dei disperati, e i disperati sono sempre furibondi. Ferus, fiero, crudele, feroce, insensibile, duro, ed è un modo d'agire quando la posta è la vita o la morte. Chi ha mai definito crudele, feroce, insensibile e dura un essere capra mentre si mangia, un essere carpa mentre si mangia le larve delle zanzare? Eppure un essere mucca mentre mangia gli esseri erba nei prati? Costretti educazionalmente ad assumere il punto di vista del giudice, consideriamo atti fatti da qualcuno come legittimi, mentre condanniamo atti fatti da altri come feroci, insensibili e duri. Così consideriamo del tutto legittimo che l'essere mucca si mangi gli esseri erba dei prati, mentre consideriamo crudele e illegittima l'essere tigre mentre si mangia gli uomini. Così dal punto di vista sociale si considera con disprezzo l'essere umano femminile che usa le sue grazie per i suoi scopi, mentre viene ritenuto legittimo che l'essere umano maschile usi i suoi muscoli e la sua prestanza fisica per raggiungere i suoi scopi. Così che la forza induce a ritenere legittimi gli aerei che bombardano, mentre si ritiene illegittime l'azione suicida dei disperati. Solo che Marte è la vita e non si può misurare con i parametri della morale sociale imposta. Marte si può misurare solo con le necessità della vita di manifestare se stessa, e per farlo la vita è sempre feroce, insensibile, dura e determinata. In ogni caso, quella che noi chiamiamo sensibilità è figlia della ferocia che la vita ha manifestato uscendo dal brodo primordiale e affrontando le battaglie delle evoluzioni, non viceversa. Ferox, fiero, ardito, valoroso, forte, intrepido, baldanzoso. È un atteggiamento tipico di chi ha affrontato una contraddizione e ne è uscito vincitore. E la volta a proprio favore, fiero di ciò che si è fatto, fiero di aver manifestato la propria volontà, fiero del proprio coraggio e del proprio ardimento. Contraddizione dopo contraddizione, l'individuo si trasforma e si deve essere fieri delle trasformazioni che si vivono dopo aver manifestato la propria volontà. Nimius, eccessivo, smodato, straordinario, eccezionale. Quando si esce da una contraddizione, si è modificati. La modificazione non è calcolabile prima di uscire dalla contraddizione e pertanto tutto diventa eccessivo, smodato, eccezionale. Con ardimento ho affrontato quanto si è presentato. All'inizio ero un po' perplesso, pauroso, titubante. Poi ho stretto i pugni, ho radunato le mie forze e ce l'ho fatta. La trasformazione cui pervengo era imprevista e si svela ai miei occhi come straordinaria, eccezionale, smodata. Insanus, non sano di mente, pazzo. È pazzo colui che davanti a preponderanti forze nemiche, anziché arrendersi, inizia a combattere, pur consapevole di un'impossibile vittoria. Ma chi si fa Marte all'interno di una contraddizione non sempre pensa a vincere, ma pensa solo il combattimento ardito e assoluto lo può, se non salvare, almeno soddisfare le sue aspettative d'onore.
è pazzo, non vedi quanto siamo forti? È una rappresentazione di Marte, l'autoannientamento cui andavano incontro gli indios delle Americhe pur di non trasformarsi in schiavi dei cristiani. La pazzia che si attribuisce a Marte è il non attaccamento alla vita. Come si può mettere in catene chi non ci tiene alla vita? Come si può mettere in catene colui che considera la morte come il fine magico della propria esistenza? Ricordate le Termopili? Pazzi, erano pazzi, eppure hanno lottato, e non per nulla. Sanguineus, sanguinario, avido di sangue, crudele. È un appellativo che i romani dettero anche ad Annibale. Si tratta di una visione particolare in cui l'individuo agisce per uscire da una contraddizione. Esistono delle contraddizioni che coinvolgono con tanta foga e in modo talmente totale l'individuo che non solo costui combatte per uscire da contraddizione, ma va oltre. Mai più quella contraddizione si deve riprodurre. Fa parte delle tensioni che attraverso le specie, e noi ne vediamo gli effetti sociali appena un conflitto è concluso, il cosiddetto regolamento di conti. Noi vediamo questa tensione manifestarsi in molte specie animali, ma quasi sempre all'interno della stessa specie. L'essere aquila mette nel nido due uova. Il primo che nasce getta l'altro dal nido. L'essere lumaca, uno degli animali più innocui, appena nato distrugge il maggior numero possibile di uova di altri esseri lumaca dentro il nido. L'essere leone maschio uccide tutti i piccoli del rivale al quale ha conteso gli esseri leoni femmine. Quei altri modelli di Sanguineus li troviamo nel mondo della finanza, nel mondo delle relazioni industriali, nel mondo della politica. Si tratta di una tensione psichica di autoaffermazione del singolo nella specie o nell'ambito in cui agisce. Ricordate, Ares non determina i mezzi con cui uscire dalla contraddizione, ma data la contraddizione e i mezzi, Ares vi si getta con tutto se stesso. Scelleratus, macchiato, contaminato da un delitto. Attraversare una contraddizione si vive sempre un delitto, si è sempre macchiati. Chi vive le contraddizioni della propria esistenza si modifica contraddizione dopo contraddizione. Ogni volta che attraversa una contraddizione si trasforma. La sfida lo ha costretto a modificarsi, a variare, a concentrarsi, ad organizzarsi. E ogni volta che si attraversa una contraddizione c'è sempre qualche cosa che muore, sia fuori di noi che dentro di noi, sia come condizione soggettiva, sia come modificazione delle parti contrarie che concorrono alla contraddizione. Ogni volta che si affronta una contraddizione, un combattimento, si è sempre macchiati, si porta sempre una medaglia. La vita non dice se fu giusto o ingiusto lanciare la bomba su Hiroshima. Chi l'ha ordinato, chi l'ha fatto, chi l'ha subito, sono parti di una contraddizione e ognuna di quelle parti sono uscite dalla contraddizione diverse da come erano entrate nella contraddizione. La società civile può discernere fra ciò che è giusto e ciò che è ingiusto. La vita prende atto di come una contraddizione sia risolta. Rapidus, rapido, veloce, impetuoso, pronto. Così rapido e così veloce da essere pronto prima ancora che il problema si ponga. Ares è l'agire all'interno della contraddizione e l'agire deve essere rapido, veloce, impetuoso e pronto. Tanto più la soluzione della contraddizione può essere distruttiva e tanto maggiore deve essere la rapidità espressa dai soggetti per ottenere una soluzione a loro favore. Quando la contraddizione sarà risolta, allora potremo parlare della velocità con cui il soggetto in essa ha agito per ottenere una soluzione assai favorevole. Subitus, subito. Ora, adesso, improvviso, repentino. Quando si è all'interno di una contraddizione, si agisce per risolverla, ma l'azione non si svolge posticipata nel tempo, si svolge ora, prima. Prima che la contraddizione iniziasse ad esplodere, potevamo scegliere il terreno di scontro e i mezzi. Ora non più. Le decisioni sono prese, le emozioni coinvolte. Ora si deve agire per uscire dalla contraddizione, adesso. Atrox. Atroce, terribile, spaventevole. Le persone non sono educate a muoversi in un mondo nel quale devono considerare se stesse delle prede d'agguato. Le persone vengono educate ad essere fiduciose, in particolare nei confronti delle autorità, fra virgolette. Invece le persone sono delle prede. Ogni essere della natura è una preda, solo che gli esseri vegetali e gli esseri animali lo sanno. Spesso gli esseri umani se ne dimenticano. Così spesso inconsapevolmente gli esseri umani sono costretti a vivere contraddizioni spaventose. Gli esseri umani sono educati ad ignorare i fenomeni che vengono
che avvengono nel mondo che li circonda. Non sono educati come gli auguri, pronti a cogliere ogni segnale che proviene dal mondo e inserirlo nell'insieme che lo manifesta e nelle trasformazioni che la sua manifestazione comporta. Sono educati a vivere una sorta di onnipotenza, ignorando i segnali che il mondo che li circonda invia loro. E così, anziché essere pronti quando la contraddizione si manifesta in tutta la sua forza, vivono una situazione atroce, terribile e spaventevole. In fondo, che cos'era l'uragano Caterina che si abbatteva su New Orleans? Dopo, quando la contraddizione si era risolta, possiamo dire, era atroce, terribile, spaventevole. Calindus, focoso, ardente, temerario, violento, sono sempre le condizioni psico-emotive per uscire dalla contraddizione. Mi ripeto, Ares si esprime nella contraddizione in atto. Atena può progettare, decide la strategia. Atena, quando entra nella contraddizione, ha già fatto 10 azioni in preparazione relative all'arte dell'agguato. Ares no. Se non è focoso, ardente, temerario e violento dalla contraddizione, specie dalla contraddizione che porta alla distruzione di una delle due parti, non esce. E Ares non soccombe pregando. Ares combatte con tutto se stesso, sempre, per una questione di vita o di morte, anche se la contraddizione fosse solo una discussione fatta nell'agora di Atene. I mezzi non sono le spade, ma l'argomentare. E anche l'argomentare può essere condotto come se fosse una questione di vita o di morte. Sempre un argomentare resta. Solo che noi non parliamo della qualità della contraddizione, né dei mezzi con cui si risolve, ma stiamo parlando dell'animo dei contendenti mentre affrontano una contraddizione. Solo quando quest'animo è focoso, ardente, temerario e violento, riconosciamo le parole come veicolo delle emozioni dei contendenti. Solo allora sappiamo che quelle parole non sono portatrici di inganno. Lascivius, sfrenato, sceno, licenzioso, scherzoso, allegro, laborioso. Con questo appellativo si mette in luce un terreno di scontro particolare, la sessualità. Come ogni contraddizione viene vissuta e risolta impegnando tutto se stesso, anche la sessualità è una contraddizione che deve vedere impegnati tutto se stessi. La sessualità è manifestazione di Afrodite, affinché Era possa manifestarsi attraverso i suoi figli, la nascita. La maturità sessuale è la contraddizione che manifesta la vita. Ares deve essere sfrenato, osceno, licenzioso, allegro, laborioso e sfrenato ancora, perché è la vita stessa che richiede quel tipo di comportamenti nelle relazioni sessuali. Proviamo a staccare un attimo lo sguardo dalla nostra specie, che subisce in maniera massiccia e atroce il condizionamento educazionale moralista monoteista, e spostiamolo su quelli che sono i comportamenti degli esseri di specie diverse da quella umana, che non subiscono il condizionamento educazionale monoteista. E per favore, non mi si venga a dire che la specie umana è diversa, semmai subisce una castrazione della struttura psicosessuale che la rende diversa. Tutta la storia della psicanalisi, tutta la storia della psicologia moderna prende l'avvio proprio da questo. Volevo farlo tutto, ma forse ci riesco. Proprio da questo. La maggior parte delle turbe sessuali sono state imposte a bambini indifesi da atrocità del lavaggio del cervello messo in atto dai monoteisti e dai cattolici in particolare. Si è castrata fisicamente la sessualità da quanto è sfrenato, sceno, licenzioso, scherzoso, allegro e laborioso, per ridurlo a semplice gesto immorale. Si è condannato ciò che è l'essenza della vita facendo ammalare gli adulti. Si è voluto negare la contraddizione della sessualità alle persone e il loro corpo ha risposto con contraddizioni autodistruttive in cui il potere della sessualità negata si è ritorto contro. La persona stessa, i cattolici hanno condannato a morte gli adulti quando da bambini li hanno sottoposti a un lavaggio del cervello distruttivo. E questo ci introduce per comprendere l'orrore di chi ha combattuto Marte per asservire le persone alla propria morale. La contraddizione sessuale è una contraddizione che si deve vivere con tutto noi stessi, e gli esseri delle specie, diversi dalla specie umana, ancora lo fanno. Astatus, armato di lancia, indicava i legionari che combattevano in prima fila, quelli che reggevano l'urto del nemico. Marte come manifestazione della società civile. Marte che agisce all'interno delle contraddizioni che devono essere risolte a favore della società civile, di un insieme di persone e di individui. Si facevano Ares quei legionari che reggevano l'urto del nemico. Ed è così nella società civile, nelle relazioni di lavoro, nelle relazioni d'affari, nelle relazioni amorose. Reggere l'urto. Provate a pensare quant'era importante questo attributo di Marte. Gli esseri buoi muschiati,
quando sono attaccati dagli esseri lupo e da altri predatori, formano un cerchio con le corna verso l'esterno e all'interno i loro piccoli. Guardate quegli esseri mentre manifestano se stessi nella contraddizione e vedrete splendere Marte Astatus. Cristatus, che porta l'elmo col cimiero, qualificava i soldati dell'esercito di Roma, sia i portatori d'asta che gli armati di picche e giavellotto, ed è una status sempre pronta ad emergere nel vostro cuore, qualora le condizioni della vostra esistenza lo chiamassero. Lui è un Cristatus. Ultor, vendicatore, punitore. La psicologia moderna ha scoperto che i torti devono essere vendicati, grandi o piccoli che siano. Solo così ci si sentirà meglio e si eviteranno sedimentazioni di rimpianti sulle nostre emozioni. Ogni soggetto della natura è un soggetto d'agguato. Ogni bisogno e ogni desiderio manifestano Atena, che costruisce agguati al fine di soddisfarli. E Ares combatte la battaglia che Atena ha imposto. Nella società in cui viviamo ci sono contraddizioni che non si sono manifestate col furore di Ares, ma con qualche cosa di più infimo, sporco e squallido. Qualcosa che fa ribrezzo anche ai figli di Nera Notte. Non è la mannaia che ti stacca la testa, non è l'agguato che soddisfa il bisogno di vita di qualcuno o di qualche cosa. Ti hanno rubato un pezzetto di libertà. Un pezzetto di libertà che può essere fisica, psichica, emozionale, sociale. Ma non lo fanno a te solo, lo fanno sistematicamente. E allora emerge un bisogno manifestato da Ares per chiudere la contraddizione che permette a qualcuno di rubare pezzi di libertà. È necessario fargliela pagare. E non è il fargliela pagare di fino, come farebbe Atena tessendo la sua tela, è manifestazione del furore che devasta. La vita esige questo. Fu Zeus a dire: forse è meglio che ci mettiamo un po' di intelligenza, e attraverso Meti, Zeus calò fra gli esseri umani Atena. Deprensus. Oh, io ci ho lavorato a scriverlo. Deprensus, colto in fragrante, osservato, riconosciuto, scorto. Marte non è Mercurio, non è astuto. Tutto si può dire di Marte, meno che abbia qualche attributo di intelligenza o facoltà collaterali. Marte è espressione delle emozioni, non della ragione. Le emozioni non si mascherano, vengono mascherate. Marte svela le emozioni di ogni soggetto, ogni suo intento, ogni suo fine, ogni suo bisogno. Ricordo ancora, Marte è la forza che si sprigionò fin da quando gli esseri della natura si muovevano nell'antico brodo primordiale, dal quale nacque la vita. Ha spezzato ogni costrizione e non ha mai nascosto i suoi bisogni e le sue tensioni. Le ha testimoniate davanti alla vita stessa. Lo vedrete sempre Marte mentre agisce. Le emozioni degli individui si manifestano nelle loro azioni. Le azioni manifestano le emozioni degli individui e non ammettono discussioni, non ammettono catene, non ammettono limitazioni. Trai un colpo solo. Turpis, asper e confusus. Turpis è turpe, brutto, deforme e ripugnante. Asper, aspro, duro, violento, intrattabile, fiero, feroce. Confusus, disordinato, confuso, turbato, sbigottito, sfigurato. Tutti e tre questi termini, turpis, asper e confusus, stanno ad indicare le modalità di rappresentazione della vita all'interno della contraddizione. La vita lotta per il suo divenire nella forma in cui si esprime, per la specie cui appartiene, nella qualità in cui si esprime. Lo spettatore che assiste alle trasformazioni non vede nulla nella forma come appartenente al proprio divenuto. Come si può distinguere un essere umano quando i nostri progenitori non avevano forma umana? Eppure combattevano, si trasformavano, divenivano. E in loro non c'era nulla che oggi noi definiremmo bello. Chi combatteva nella contraddizione, nella sua lotta a morte, era necessariamente ripugnante, era necessariamente intrattabile, era necessariamente sfigurato, turbato, sbigottito e spesso confuso. Era necessariamente feroce. Ed è la stessa cosa che avviene nella vita quotidiana. Quando le statistiche affermano che nel Veneto, da dove scrivo, i matrimoni moderni non durano molto per la qualità dei rapporti che legano i figli alla mamma e al papà, secondo voi che significa? Significa che questi ragazzi sono stati coinvolti dai genitori in una contraddizione di tipo emozionale e il loro Ares ha dovuto cedere davanti alle determinazioni strategiche di Atena manifestata ai genitori, che avevano un solo scopo preciso, renderli dipendenti da sé. Il loro Ares ha combattuto, disordinato, confuso, turbato e sbigottito. Questi ragazzi hanno combattuto spesso in modo aspro, duro, intrattabile. A volte le loro azioni sono presentate o le si sono presentate come turpi, brutte, deformi e ripugnanti.
Eppure l'Ares, che veniva manifestato dai genitori attraverso le strategie di Atena, non era meno deforme e ripugnante, non era meno fiero, intrattabile, feroce, duro, violento ed aspro del loro. Spesso i genitori si presentavano ai figli disordinati, confusi, turbati, sbigottiti e sfigurati. Una contraddizione che si può tranquillamente definire guerra. E il cadavere rimasto sul terreno non è quello del genitore morto, ma è quello del figlio incapace di affrontare la propria vita con impegno, responsabilità e dipendenza. Due in un colpo solo, Servus e Priscus. Servus, feroce, furioso, violento, implacabile, duro, severo. Priscus, antico, primitivo, duro, severo. Ed infine, due ultimi appellativi con i quali si ribadisce sia un aspetto specifico di Ares, la severità con cui si guarda le contraddizioni dell'esistenza, sia il fatto che Ares è antico quanto l'essere natura. Da quando essere batteri ed essere virus agirono per costruire la vita nell'essere natura, Ares era la loro manifestazione, attraverso la quale nacque e si sviluppò la diversificazione delle specie come noi oggi la conosciamo. Ho scelto a sequenza degli appellativi che venivano attribuiti a Marte dai latini, prima, e da Roma poi, per una questione molto importante. Ares è inserito in un contesto divino molto particolare, e questo contesto ci è giunto in maniera molto ricca. Di Marte, dei Liguri, dei latini, non sappiamo praticamente nulla, salvo che sia il collegio dei fratelli Arvale che il collegio dei Sali ritenevano la figura di Marte centrale nelle loro evocazioni degli dei. C'è la particolarità degli attributi. Gli attributi di Marte sono tutte azioni ed è una caratteristica della lingua latina, la precisione del verbo, cosa che non è della lingua greca, che cura molto le parole che descrivono gli oggetti. Mentre Ares si coglie nel contesto della cosmologia, Marte si coglie nelle azioni che a Marte vengono attribuite. Azione implica trasformazione ed è l'aspetto che sfugge a Dilma. Gli antichi erano evoluzionisti e non creazionisti. Pertanto gli antichi sapevano cogliere la forza dell'evoluzione e della trasformazione, la sua coscienza divina che si esprime negli oggetti della natura, pur senza aver avuto un Darwin che teorizzasse l'evoluzione delle specie. Gli antichi non avevano bisogno della teoria dell'evoluzione, per il semplice fatto che nessuno aveva mai imposto loro la credenza nella creazione, e dunque potevano manifestare tutti gli elementi propri dell'evoluzione anche senza teorizzarla. È il monoteismo che vuole proiettare sugli antichi il creazionismo. I cristiani vogliono leggere tutte le religioni antiche partendo dalla morale e dai presupposti del loro Dio padrone. È l'effetto della manipolazione mentale che i monoteisti hanno imposto sugli esseri umani al fine di renderli incapaci di analizzare la vita e l'esistenza per quello che è, assoggettandoli ad una verità rivelata. Su Ares viene proiettata la struttura morale monoteista. Egli diventa cattivo e crudele, in quanto i monoteisti ritengono buona e giusta la creazione del loro Dio e malvagia ogni cosa che non si sottomette a tale creazione, a tale morale, a tale etica. Per riuscire a cogliere Ares in tutta la sua magnificenza è necessario distogliere lo sguardo dall'orrore del Dio padrone e volgerlo alla vita, agli sforzi che la vita ha fatto per diventare, per divenire e trasformarsi in continuazione. Solo allora si può cogliere la grandezza di questo figlio di Zeus. Per i monoteisti resta solo un bruto, assetato di sangue e di stragi, e come Hillman lo vede, archetipo delle distruzioni umane. Ma se si attribuisce ad Ares le distruzioni umane, si perde di vista le cause che le hanno generate e non si vedono gli sforzi di Ares per uscire dalle distruzioni, anche a costo di distruggere. C'è sempre un prezzo che si paga quando si manifesta Ares, ma c'è un guadagno notevole quando le persone lo manifestano, solo che il prezzo si paga adesso e in contanti. Il guadagno è la fondazione del futuro. Ne valeva la pena? Non chiedetelo ad Ares, chiedetelo ad Atena, e sarà lei a rispondervi. Contraddizione dopo contraddizione, il soggetto che esprime tale sequenza costruisce il suo divenire nell'eternità dei mutamenti. Ho tentato di essere il più veloce possibile, non so quanti radioascoltatori l'hanno capito, però il pezzo sarà messo su internet, per cui lo potranno andarsi a rileggere. No. Qui sarà solo la seconda parte. La terza sarà ancora più lunga. No, la terza no, basta, lo chiudo qua. Ma sai, il problema di comprendere Marte come il problema che ha Hillman, come dici te, di comprendere, è deriva da un fattore culturale. Da un fattore culturale, perché la guerra adesso è la guerra di Efesto. Perché se tu... Sì, è la guerra degli strumenti, cioè nel senso che, come diceva un uomo d'attualità come Massimo Fini nel suo Elogio della Guerra,
Il problema è che per la nostra società la guerra non può essere combattuta. La guerra non deve avere gli effetti collaterali o non si devono vedere gli effetti collaterali. La guerra deve essere solo tecnica. Se voi pensate, per chi segue le tematiche militari, vedrà che c'è una follia militare nel costruire meccanismi di combattimento, cioè ad esempio aerei pilotati a distanza, senza pilota, ma si sta arrivando appunto anche a mezzi di combattimento terrestre, si sta parlando anche in campo navale, di costruire armi che sono soltanto tecniche, che sono controllate dall'elettronica, che sono controllate a distanza, in cui non c'è l'essere umano che combatte. Cioè, si cerca sempre di tenere le cose a distanza, cioè si cerca di evitare che ci sia un coinvolgimento delle persone. Anche perché c'è un problema secondario, cioè noi viviamo una guerra derivata dalla guerra fredda, che la guerra dovrebbe essere la distruzione totale, la cancellazione della vita, di qualsiasi altra cosa. Sappiamo che la guerra, in senso antico, era un passaggio, era un'iniziazione, era un qualcosa che permetteva agli eroi di diventare dei semidei o degli dei. Era accomodato dagli uomini, di conseguenza si contavano le armi, contavano la tecnica, ma contava la capacità qualitativa dell'individuo. Moltissimi hanno ricordato, ad esempio, le battaglie di Maratona, in cui si diceva lo scontro tra gli spartani e i persiani, in cui di fronte ai migliaia di persiani che erano soltanto in realtà un'unica anima, un unico corpo, un unico esercito, un'unica cosa, dall'altra parte c'erano poche centinaia di uomini, di individui, che di fronte a questa uniformità, a questa diciamo mancanza di singolarità, di specificità, di singoli elementi, in realtà cosa avevamo? Avevamo qualcosa di diverso, avevamo centinaia di persone che di fronte a qualcuno che era completamente armato curava se stesso, e addirittura si descrive che gli spartani a Maratona si fossero impegnati a pettinarsi. Il problema della tecnica moderna è che la tecnica permetterebbe una distruzione totale. Soprattutto noi vediamo anche adesso che si parla molto di guerra, che si cerca di nascondere gli aspetti più terrificanti, più orrifici, cioè il terrore, si cerca appunto di pensare di qualcosa di neutro, di invisibile. Difatti si parla di armi che colpiscono a distanza, si dice di qualcosa che deve colpire l'obiettivo e che non provoca il resto, cioè si cerca di nascondere questo. E logicamente quando si cerca di nascondere qualcosa le guerre sono sempre più violente, ma proprio questo deriva dal fatto che le persone non sono più capaci di portare le armi di Efesto. Efesto costruisce degli armamenti, disegna strutture, fa degli armamenti, però questi armamenti dovrebbero avere una vita a sé stante. In realtà Efesto, quando fa un armamento, lo fa per un combattente, non è lui che combatte, dà uno strumento alle persone per combattere. E questo è il problema della guerra contemporanea, in cui noi assistiamo alla possibilità della distruzione totale, in quanto il monoteismo ha insegnato che la guerra non è guerra, ma è solo distruzione, solo sconvolgimento. Infatti stanno scoprendo gli americani che forse ci vorrebbe anche la cultura. Sì. Sai. La cosa stanno scoprendo, no? Cioè, hanno armamenti super sofisticati, ma o l'astuzia. D'altronde sappiamo, sì, come dicevi, che appunto che anche Marte è astuto e è abile. Marte non è astuto, è astuto. È Atena che è astuta. Cioè, sì, beh, sai, guerra è fatta. Infatti, anche l'Iliade, no? Trovi sempre Marte cede davanti a Atena, no? Cioè Atena, sì, c'è sempre. Però Marte non si distrugge nella guerra. No, nessuna divinità si distrugge, non scompare con quello che lui genera. No, assolutamente. Cioè, questo vedi, è un fattore importante. È come se non c'è il giudizio universale, non c'è l'apocalisse, non c'è la cancellazione, non c'è la fine dei tempi. È come se morisse qualcosa dentro di noi, cioè non può. La guerra è una trasformazione. Esatto. Infatti, dà un'ispirazione. Gli dèi vengono feriti, nel senso che si ritirano dal campo di battaglia, no? Cioè vengono sconfitti e si ritirano dal campo di battaglia, ma non è che possono essere uccisi, perché sono all'interno di ogni essere. Cioè, uccidere Marte significa uccidere la vita, perché Marte è in realtà la vita. Cioè c'è la vita fin dal primo albore. Il problema è che si voglia rendere le cose asettiche. Esatto. Cioè, nel senso,
sai, è come noi abbiamo assistito negli ultimi 10 anni alle due guerre dell'Iraq, in cui si parlava di effetti collaterali e in realtà erano milioni di persone che morivano, che venivano cancellate, che venivano uccise, che soffrivano, eppure non esistevano, eppure non erano più vite umane, ma erano effetti collaterali. Perché noi abbiamo sempre evitato di parlare di politica, sì, no, di cioè, parlare di guerra, eccetera. No, cioè noi parliamo sì, di ciò che è la realtà delle cose, cioè Però... Ma la guerra implica che sono gli uomini a combatterla, implica che sono gli uomini a morire. E quando appunto si pensa che la guerra non sia questo, significa che la vita umana non vale più niente, cioè che perde il valore del concetto di guerra. Noi vediamo molto oltre rispetto alla singola guerra, cioè noi vediamo tutto quello che... Sì, ma è per dare un metro di misura con l'attualità, cioè al di là poi delle collocazioni politiche che sono cose secondarie, cioè il fatto stesso che proprio venga a renda anestetizzata, che venga quasi definita in termini chirurgica, ma la guerra non è mai chirurgica, la guerra è sempre distruzione. Distruzione di individui, ma appropriazione di individui, perché sta diventando questo ormai, quando è arrivato il monoteismo, è appropriazione di individui. Qui è una cosa allucinante. Vuoi che diamo via le telefonate, visto che abbiamo telefonate? Vuoi parlare con i radioascoltatori? Sì. Ma sì, dai. D'altronde 049-700-700 e 049-700-839. Anche perché lasciamo poco spazio in questo caso agli ascoltatori. Abbiamo lasciato tantissimo di spazio. Lasciamo metà trasmissione, ti ricordo una volta. Pronto? Ciao Ivano. Ciao. Ultime parole, l'ultimo discorso che... Il rimestamento, diciamo, della stagnazione che Marte fa, no, con la guerra, è come una rivitalizzazione, diciamo, no? Cioè, intervento vivifico, secondo, cioè, adesso potrei dire anche a qualcuno se scandalizza, cioè, però, insomma, come ti ho detto, adesso c'è, cioè, una guerra chirurgica, una guerra asettica. Che in realtà non lo è poi. Infatti, non sei quasi che... Viene raccontata così. Se tieni sconto, diciamo, il più possibile, invece dopo salta fuori che si è fatto 200.000 morti. Ovvio, cioè... E quanto che resta sul terreno di radiazioni e tutto, esatto, il resto? Ovvio, esatto, sì. L'intervento alla sua stagnazione, appunto, del mondo, no? Ovvio, sua stagnazione che fa più danno, diciamo... all'uomo, al pianeta, a tutto il cosmo, che no, la stagnazione, non sai che adesso gli diciamo che vuoi questa guerra, cioè guerra del... No. Ma è un'altra cosa, un conto, sì, no, non è questione di guerra, è questione che non si cali il grigiore nel cervello delle persone, esatto, perché questo, esatto, è il pericolo, esatto, la stagnazione è tutto qua, insomma, che dopo se crea il recinto, diciamo la rete sola alla testa e basta, siamo chiusi e non si muove più niente, è uno status quo mondiale cosmico anche perché non dimentichiamoci mai che il fine della vita è la morte. Se ne smetteremo qui, abbiamo finito tutto, sì. Cioè, no, sì. Non siamo immortali, Io però la dissertazione che hai fatto sta, perché mi leggevo, no, Inman, libro, però no, non te prendevo mia, ma te hai fatto una dissertazione, sai? Te hai letto il libro praticamente? L'ho letto, sì, l'ho letto, ma sono che studiato, e ho letto anche Walter Otto. Sì, ma adesso non te l'hai letto, dice che ti hai fatto una tua dissertazione. Sì, questo che ho fatto lì è mio, questo pezzo è mio e andrà su internet poco. Sì. Non pensavo che te leggessi il libro. No. No, questo è un lavoro che ho fatto io, proprio avendo letto il libro, avendo letto Walter Otto, avendo letto alcune interpretazioni che poi prendono avvio anche da tutti i lavori precedenti che sono stati fatti, no? Perché non è che un discorso fatto dal nulla. Adesso, se ti interessa, fra poco parlerò della divinazione, comincerò, visto che mi sto passando il tempo con Cicerone sulla divinazione, e fra poco comincerò a disertare sulla divinazione, insomma. Quando ho trovato un articolo sul Gazzettino delle tracce in Val Gardena di vecchi cacciatori vecchi di 10.000 anni. Ah, bene. Le ricerche condotte da Dalmeri hanno portato alla conferma di tracce umane in Val Gardena. Val Gardena, sì, certo. 10.000 anni. Fa parte di tutta quella civiltà villanoviana che precedette le grandi civiltà, la civiltà del Neolitico, che in realtà fu una... cioè si sta scoprendo adesso che è una civiltà culturalmente avanzatissima, solo che
prima che riescano a capire che i cosiddetti uomini primitivi in realtà erano distanti solo 10.000 anni, 8.000 anni, se solo, che vuol dire? 5.000 anni, diciamo, dalla civiltà egizia, due volte. Perché, ma sì, ma ha attraversato tutta l'Europa, no? Cioè, tutta l'Europa centrale era questa civiltà. Un nome enorme. Giampaolo Dalmeri, cioè praticamente del verso Marchesina, insomma, tracce di bivacchi, dei cacciatori, insomma. Uh-huh. Va bene, a suo posto. Ciao bello, auguri, ciao. Pronto? Fateci un conto sociale, va a lavorare. Veramente ho appena fatto la notte, non so se cosa fare ancora, non basta che lavoro 8 ore al giorno. Sì, ma sei la povertà delle persone. Ciao Claudio, ciao Adriano. Ciao Adriano. Allora, niente, io volevo dirti, trago da una pagina del manifesto di oggi, che appunto parlando di fatto di paradisi fiscali, no? Perché questo è un paese in cui ci sono delle classi privilegiate. Praticamente c'è la Chiesa che ha questo diritto. E per cui il pagamento dell'ICI la stessa non compete. Sì. Praticamente abbiamo questi istituti privati, ospedali, praticamente ristoranti, anche case, e non pagheranno più questa tassa, questa imposta. Sì. E, mi domando, cioè, siamo proprio ridotti tutti a essere coglioni a questo punto? Perché cioè, privilegiare questa classe, diciamo, religiosa, e noi non ci rendiamo conto che è un privilegio che loro impongono a tutti quanti, indistintamente, e non lasciano il permesso agli altri di avere lo stesso privilegio, che poi non è un privilegio perché dovrebbe aspettare comunque a tutti. Comunque la legge in sé è incostituzionale. Anche perché c'è un trucco abbastanza buono per far diventare incostituzionale. Domani tutti gli esercizi commerciali, faccio diventare tutti gli esercizi commerciali pagani e chiedo l'esenzione del pagamento dell'ICI perché sono pagani, e davanti alla Corte Costituzionale devono trattarci tutti allo stesso modo. Non c'è un problema. È molto grave, sì, ma è tutte le altre regioni a questo punto. Sì, ma infatti, ma guarda che davanti alla Corte Costituzionale questa roba qua è già saltata, sai. Cioè, si fa saltare subito. Infatti non ne ho parlato proprio perché 100 milioni di euro. Non ne avevo parlato, si deve accennato io queste settimane fa. Sì. 300 milioni in meno, certo. Certo. Ciao. Sì, infatti ne avevamo parlato di questa alcune trasmissioni fa, ne ho parlato non anche prendo su più telefonate perché devo chiudere la trasmissione, portate pazienza. Beh, questo qua è il classico sistema per portare alla povertà, perché logicamente un'attività commerciale che è commerciale ha un'imposizione in più, però rientra sempre nella visione monetistica di creare povertà. Fa parte della strategia che ha un po' anche, tra virgolette, questo governo di sottrarre fondi ai comuni. Ma se pensate che la PlayStation ha dovuto ritirare la pubblicità, la PlayStation, perché ha messo un ragazzo con scritto 10 anni di passione, è stata obbligata al giorno stesso a ritirare la pubblicità. Vabbè, niente, cioè, si tratta di immiserire quelli che sono i fondi dei comuni in modo che non ci sia più assistenza sociale e arricchire la capacità dei preti di stuprare bambini. Se pensate che un comune ha rifiutato di attaccare una pubblicità perché diceva che prendeva in giro l'ultima cena di Leonardo, che era una parodia dell'ultima cena di Cristo, e alcune servizi di sono rifiutati di attaccare dei manifesti pubblicitari. In realtà quello che stiamo osservando noi è che non prendo più le telefonate, per cui lasciate perdere i telefoni, sta finendo tutto quello che era il laicismo, cioè il laicismo in realtà ha dimostrato tutta la sua debolezza, tutta la sua fragilità, e purtroppo ormai il laicismo è morto e non ha più spazio. L'unica cosa che può nascere è la religione pagana politeista e non c'è nessuna alternativa purtroppo per tutta la società, e mi spiace perché molte forze avevano possibilità di esprimersi, invece si sono rifiutate, si sono praticamente allineate, che poi oltretutto non riesco a capire anche con che interessi si siano allineati. Va bene Francesco, salutiamo tutti. Per chiudere, per darti un'idea di questo, c'è stato un sindaco di una grossa città che ha detto che se dovessi convertirmi
se dovessi convertire sceglierei i valdesi rispetto ai cattolici. Tutte le forze politiche sono intervenute dicendo che questa qui era un attacco al cristianesimo, come la libertà individuale della persona di dire se dovessi fare una cosa farei questa, non lo può fare perché i cristiani non possono essere toccati. No, siamo arrivati, stiamo arrivando a un regolamento di conti che è abbastanza stridente. Naturalmente contiamo molto sulle corti nazionali. Bene, chiudiamo qui la trasmissione Magia Stagonale del Paganesimo. Io vi lascio con Alvise, che vedo che sta cicischionando. Comunque, dopodiché si farà vivo, visto che adesso mettiamo sulla pubblicità. Vi do appuntamento alle ore 19 e cominceremo con il discorso sulla contemplazione. Ciao a tutti. Ciao a tutti e a risentirci al prossimo giovedì. Ciao, ciao.